Dunque, praticamente sto cercando di fare una nuova piccola serie fatta in casa, così da me, con questa applicazione per smartphone. E, questa è un'applicazione che praticamente capta le onde radio tramite, non so, il microfono del telefono, non so bene come. Capta delle onde radio tramite comunque le antenne del telefono, così il wireless e tutto quanto. E a volte sono palesemente delle onde radio della TV, della radio, della PlayStation, del PC, del telefono stesso. A volte però invece sono delle cose strane. Cioè, a volte sono cose veramente che ti lasciano un po' inquietato. A bocca aperta, diciamo. Ora, io non mi funziona la videocamera. Attualmente ho fatto anche la versione premium perché nella versione base i video sono comunque, questa era Radio Maria, si vede, però mi sembrava strana comunque. I video comunque sono, vedete, questa era radio, però c'è anche da dire perché gli spettri non possono suonare volendo, cioè perché gli spettri non possono suonare volendo, chi glielo nega? Cioè, perché Mozart non può mettersi a suonare con Coccoluto Lausi in casa del demone scimmia? E perché no? Se lo vogliono fare, lo possono fare. È per questo che io comunque ho scaricato questa app e gli sto dando una possibilità. L'avevo già scaricata, mi sembra proprio questa, la versione base, tempo fa. Ma conosco questa tecnica da tanto tempo, perché la madre di un'amica che era morta si era affidata a un signore che gli aveva promesso che l'avrebbe fatta parlare con sua figlia e usava tutte queste tecniche qua. Poi non so se la signora, come si chiama, non me lo ricordo, ma inteso, questa persona non so se è riuscita a parlare con sua figlia, ok, però ci ha provato, diciamo, ci ha provato per un periodo, c'era anche un sito. Chiamava La Voce degli Angeli. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno presente qua? Qua? Siete spettri? Siete fantasmi? Sei... Aspetta. Come si chiamava già? Oh cazzo, mi son perso il tuo nome, fra. Quello che suonava la minimal, come si chiamava già? La tecno dei folletti, ti ricordi? Sei tu. Tecno dei folletti. Come si chiamava già lui? Dario, mi pare, giusto? Sei tu, Dario? Isa, ci sei? Isa, ci sei? Melles? Ci sei, Melles? Vabbè, se li chiami per nome fanno i finti tonti. C'è qualche presenza qua? C'è Mozart? Coccoluto? Dario? Il sound check dei folletti? Vedete, questo è stranissimo, ad esempio. Questo è stato stranissimo. Ma... Cosa vi volevo chiedere, ma... Vedete, alcuni sono proprio... Cioè, sono qua... Allora, voi dovete contare una cosa. Io sono in questo momento nella stanza e sono circondato da tecnologia. Logicamente non funziona dove resta macchina, perché
Bisogna essere in un posto dove c'è meno tecnologia possibile. Però sto facendo una prova e la faccio in modo che comunque sia anche un po' di intrattenimento perché la posterò poi su YouTube. Ok? Ci farò la figura da cioccolatino io, non lo so, però voglio provare a fare questa cosa perché me l'avevano detto in molti di provare a fare questo esperimento. E domani di pomeriggio magari vado fuori in qualche posto e ne faccio uno migliore, ma prima voglio riuscire a mettere la camera per andare a fare un'escursione. Cos'è che hai detto guarino? Hai detto guarino? Qua hai detto guarino? Cosa ne pensate di League of Legends? Tasto dolente. Carino però, no? League of Legends è simpatico, no? Non è simpatico League of Legends. Dite di no. La storia è bella. Nel senso, giocarci è divertente alla fine, anche se poi si perde spesso. Televisione. Interferenze della TV. Radio Maria. La TV logicamente è staccata, però effettivamente c'è il decoder acceso con la spina attaccata. E si accende da solo ed è acceso da tipo 2 giorni, perché poi non mi sono dimenticato di spegnerlo. Però fidatevi, questo decoder si accende da solo. Non ve lo posso nemmeno far vedere. Sono reali. Allora, uno mi sembrava quel tipo che fa le pubblicità. Mi sembrava proprio il suo timbro di voce. E questo chi era? Fedez forse. Radio Maria. Questo è Coccoluto. Secondo me questo è Coccoluto, ragazzi. DJ Cocco. DJ Cocco. E DJ Cocco no. Sei DJ Cocco. Sei Claudio? Ti chiamavi Claudio quando eri vivo? Eri DJ Cocco? Ti ricordi quando abbiamo fatto quella serata all'Essaouira che io poi ho tirato una boccetta di Rivotril vuota, solo la scatola in console, e mi hanno buttato fuori e poi c'è stato un gran casino. Probabilmente non lo puoi sapere, però ti ricorderai che c'è stato un gran casino. Casini ce ne sono stati tanti, non voglio darti altre informazioni su quella serata. Non a te, poi te lo spiego se vuoi, ma il fatto è che qua finisce tutto su YouTube. A parte che... Come non ti sento, capasticche?
paste, un po' di MD, c'è mica un trip. LSD ti ho detto. Vabbè, lo so che lo sai. Sei uno che? Ah, signor Luca. Sapete cosa? Potrebbero essere anche agenti dell'NSA, dello Stato Maggiore, del Pentagono, che si mettono lì a fare scherzi a quelli che cercano gli spiriti, che magari hanno altro da fare, stanno controllando i dispositivi di tutto il mondo. Magari a chi, quando vedono delle applicazioni come queste, si mettono a fare qualche scherzo. Può essere anche quello. Come alla fine potrebbero anche essere spiriti. Capito come? Perché non è che gli spiriti sono un'evenienza che non può esistere matematicamente, certamente. Dov'è che la matematica, come insegna il principe da Zurigo, in statistica uno più uno può fare anche due e mezzo. Quindi dove anche la matematica è relativa, giusto? Dico male. I ragni, proviamo a far parlare un po' i ragni. Mazza se sono brutti sti ragni. Madonna. Dite qualcosa, ragni. 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 Oh, ragno. Rumore del mobile. Bene, per adesso chiudo qui. Mi avete chiesto un'esperienza col San Pedro, col Peyote e con la torcia peruviana. Io per adesso non ve la posso ancora portare. Però spero, e parlo con Nus perché ha detto che vorrebbe questo video, spero di potertelo portare a te e agli altri nei prossimi mesi, non so bene quando. Per adesso cosa dici? Tarantella napoletana? Tarantella napoletana? Ma comunque qua, secondo me, in questo momento sono tante interferenze dei dispositivi elettronici, ecco. Domani più con calma, adesso vedo se riesco a mettere a posto la fotocamera. Domani con molta calma, vediamo di domani, dopodomani, insomma, nei prossimi tempi, vediamo di mettere a posto stop e di fare qualche piccola indagine, ma non ho il K2, non ho alcune cose, non ce l'ho, solo questa applicazione qua. Però si può fare, si può andare a provare a fare qualche cosa del genere qua in qualche prato, qualche sentiero e si può vedere cosa dicono. Questo bamboulet. Bambule, cosa mi dici del bambule? Cosa mi dici del bambule? Coccoluto DJ? Potente. Vi saluto.